Siamo arrivati alla sala del Pastorello, deve questo nome al fatto che al centro ospiti una scultura dell'artista napoletano Raffaele Begliazzi che rappresenta con grande realismo un pastore addormentato, spossato dalla fatica. E qui sono riuniti alcuni capolavori della pittura romana del Seicento, di un secolo che vede Ascoli partecipe delle vicende artistiche dell'urbe, grazie ad artisti romani che vengono a lavorare in città e grazie ad artisti ascolani che si recano a Roma per perfezionare la loro formazione e ottenere il successo che forse qui non avrebbero potuto ottenere. Una tra le opere più significative di questa sala è il ritratto di Giovanna Garzoni. Giovanna Garzoni, vissuta dal 1600 al 1670, nata ad Ascoli, è stata una delle protagoniste italiane nel campo della miniatura. Ha lavorato presso le maggiori corti del tempo, presso i Savoia a Torino, successivamente e a Firenze, alle dipendenze di Vittoria della Rovere, Granduchessa di Toscana, che le commissiona delle splendide nature morte che raffigurano frutti e ortaggi con grande attenzione naturalistica, poi a Napoli, infine a Roma, dove muore settantenne. Questo ritratto ha alle sue spalle una vicenda attributiva molto intricata. È stato acquistato dall'amministrazione comunale nei primi anni del Novecento su sollecitazione di Giulio Cantalamessa Carboni, lo storico dell'arte marchigiano che in quegli anni dirigeva la Galleria Borghese a Roma, e venne attribuito al pittore marchigiano di Comunanza, Giuseppe Ghezzi, del quale si conservava un ritratto della Garzoni presso l'Accademia di San Luca, della quale la pittrice era stata sodale. Ma dal confronto tra il dipinto del Ghezzi conservato a Roma e questa versione conservata ad Ascoli emerge come questa sia un'opera di qualità molto più alta, tanto che a partire dagli anni 50, con sempre maggior convinzione, questo ritratto è stato attribuito al grande pittore di Camerano, Carlo Maratti, che trasferitosi a Roma alla bottega di Andrea Sacchi, ebbe una notorietà e un successo internazionali. Il ritratto si caratterizza per la sottigliezza psicologica e per la raffinatezza della stesura pittorica, emersa soprattutto in occasione del recente restauro. Maratti ci rappresenta una donna ormai anziana, vestita con un abito elegante ma sobrio, come si conviene ad una signora in là con gli anni, e la Garzoni esibisce in mano una miniatura, probabilmente un suo autoritratto in età giovanile, come dimostra la foggia del vestito, molto antica rispetto al periodo in cui il ritratto è stato eseguito. E negli occhi cerchiati di rosso, Maratti vuole probabilmente evidenziare il segno della fatica compiuta nell'arco della sua carriera da questa raffinatissima autrice che, utilizzando dei pennelli molto piccoli, ha realizzato su pergamena delle miniature di straordinario fascino, sia quando ha rappresentato dei personaggi illustri con i quali ha avuto occasione di incontrarsi, ma soprattutto quando a Firenze, nell'ambito di un'attenzione alle scienze che è molto ben testimoniata anche dalle opere di Jacopo Ligozzi, la Garzoni ebbe modo di partecipare ad un rinnovamento della ricerca scientifica, rappresentando con estrema puntualità e precisione fiori, frutti, animali in miniature che oggi costituiscono il vanto della Galleria Palatina a Palazzo Pitti.